Maurizio Conte, tantissimi padovani sono venuti qui a parlare, a vedere Matteo Salvini e a cercare di capire se questo euro serve oppure no. Beh, sicuramente un'Europa lontana dai popoli e soprattutto matrigna sotto l'aspetto economico e finanziario. Proprio per questo che bisogna rompere quel legame che costringe poi le nostre imprese, le nostre economie di essere succube della grande finanza e di quell'euro che non ci permette appunto di essere competitivi. Proprio questo è un messaggio di un Veneto, di un territorio che vuole invece rilanciare la sua economia, difenderla, soprattutto quella piccola impresa che non è la grande impresa che ha avuto gli aiuti di Stato, ma che vuole appunto essere competitiva con le sue forze, soprattutto avendo magari una moneta che dia un sostegno tramite quella che può essere la svalutazione, una competitività appunto di cambio che deve essere fondamentale in quell'economia globale che invece deve essere appunto garantita proprio dallo scambio, da uno scambio di merci, mettendo magari quei dazi che qualcuno non ha voluto in questi anni mettere per bloccare soprattutto i prodotti di scarsa qualità, ma soprattutto con la capacità economica e finanziaria di essere appunto liberi da quelle che sono imposizioni che l'Europa finora ha costretto. Ha costretto soprattutto un territorio come il nostro che vuole essere libero, e lo abbiamo visto anche con i risultati del referendum, essere libero di decidere sia appunto quello che può essere il suo futuro, soprattutto economico. Contro l'euro e contro lo Stato centrale, il Veneto, Luca Zaia e anche lei e tutta la Lega Nord, la Lega Veneta, state portando avanti un referendum per dire basta a questo Stato centrale e sì all'indipendenza. Beh, è ormai chiaro che la maggioranza dei veneti vuole poter decidere. Io spero che sia proprio questo un messaggio forte che ci permetta appunto di approvare la legge che convochi un referendum vero e proprio, un referendum che Roma ormai non può non permettere, deve lasciare che i cittadini ufficialmente si esprimino per garantire che forse quel Veneto che finora è stato locomotiva di tutta l'Italia non sia solamente appunto una regione tartassata, prosciugata delle sue risorse, ma che può invece decidere e autodeterminarsi proprio in quella che è la capacità di evoluzione, di sviluppo e soprattutto anche poi di ritorno sociale. Ok, grazie. Grazie a voi.